Buonasera a tutti da Antonio dall'antro dei draghi. Questa sera ci troviamo per parlare insieme di The Order, come potete vedere. L'ultimo gioco uscito per PlayStation 4 in esclusiva, sviluppato da una casa di sviluppo, Ready at Dawn. Che prima di questo ha solo sviluppato delle versioni, dei porting per PlayStation Portable PSP. Come avrete intuito dal titolo di questa trasmissione, proverò a mio modo a fare una sorta di video recensione commentando di volta in volta quello che si vede sullo schermo. The Order l'ho finito in circa 8-10 ore, visto che va di moda indicare più o meno il tempo di completamento di qualsiasi gioco. L'ho finito a difficoltà difficile, punti veramente molto ostici, ne avrò trovati un paio, forse tre, che richiedevano di apprendere meglio le tattiche degli avversari, più che tattiche, diciamo, a volte non mi aspettavo di essere attaccato da qualcuno di pesantemente armato, mi coglieva molto impreparato con le armi poco adatte. Questa sera proveremo la prima ora o qualcosa in più e la commenteremo insieme. Farò una nuova partita, metterò i sottotitoli per voi. Difficoltà sempre difficile, senza mira assistita. Comandi, non voglio cambiarli. Per il resto va bene così. Uno. Per chi non lo sapesse, scusate l'interruzione, per chi non lo sapesse, The Order, il titolo, fa riferimento a un ordine cavalleresco. È ambientato nella Londra vittoriana ed è prettamente steampunk fantasioso. Ed è così che comincia. Siamo la metà. Comincio a casa. Non mi importa. È sempre meglio non fare troppe domande. Sveglia, bella. Quella che vedete è grafica di gioco. Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Il gioco è totalmente localizzato in italiano, sia testi che voci. Si può cambiare lingua in teoria, ma non dal gioco, cambiandola direttamente dalla lingua di sistema, quindi bisogna uscire dal gioco e dalle impostazioni, fare finta di essere inglesi. Cominciavo a scaldarmi. Questa è effettivamente grafica di gioco, ma come in tutte le scene di Dopo intermezzo, dargli un'altra ripassata, va è bene? carico di effetti, chiamiamoli di post-produzione, quindi è Dai, forza, tirati su. Che leggermente più fai pulita adesso? rispetto alla grafica di gioco. Uno dei maggiori pregi di The Order
quello di rendere, secondo me, ai miei occhi, impercettibile il cambio tra una scena e il gioco vero e proprio. Andiamo, dai. Forse dallo streaming non si noterà, ma giocandoci l'effetto fa veramente impressione. È un po' quello che chi l'ha provato ha potuto sperimentare con Rise Son of Rome per Xbox One. E in effetti, secondo me ci sono alcune analogie tra questo e quello. Segni d'oro, bello. L'ora del bagno mattutino, milord. Questo è il protagonista che controlleremo per tutto il gioco. Si controlla solo lui. Questo passo non credo che resisterà molto a lungo. E lo chiamano. Si fa chiamare Galahad. Ancora qualche passo. Vedi, non è stata poi così dura, no? E si ricomincia. Sei pronto? Questa cosa serve a te. Rimettilo dentro. Continuare tutto il giorno. Andiamo, consegnaci il tuo complice. Come la vedete, indiana, vero? Potrei dare una ripassata anche a lei. In alcuni frangenti c'è un costante tutorial che ci ricorda quale pulsante premere e perché. La scena va avanti. Comincia a piacermi, e a te? Ehi. No, decido io quando è il momento di smettere. E invece lo decidiamo noi col tasto triangolo. La gestione di queste scene può ricordare moltissimo Heavy Rain, Beyond Due Anime o i famosissimi giochi della Telltale tipo Walking Dead e tutti gli altri recenti, Game of Thrones, e poi c'era l'altro che non mi sovviene, Wolf Among Us, no, non ricordo benissimo, mi chiedo scusa. Se a qualcuno non suonasse strano il nome di Galahad, che è il suo nome, non c'è da sorprendersi, perché si chiama esattamente come uno dei cavalieri della Tavola Rotonda. E considerando che il gioco è ambientato in Inghilterra e The Order è un ordine cavalleresco, credo che si possa fare 1 più 1 più 1. Anche se è malconcio, il gioco ci ricorda che quando si cammina, se si preme la levetta sinistra, si può velocizzare lo spostamento. Questa fase ricorda molto L.A. Noire, un'avventura, diciamo, più che un gioco d'azione,
dove si prendono determinati oggetti e si possono esaminare semplicemente muovendo la levetta sinistra. Per andare avanti con la scena, a volte, non sempre, bisogna premere il tasto indicato volgendo l'oggetto in questione in una determinata maniera. Infatti così non posso andare avanti, così invece sì. La solita fortuna. Il doppiaggio italiano non l'ho trovato pessimo, però secondo me a volte non riescono a dare la giusta tonalità al contesto. Forse sarà capitato un paio di volte o tre, però certamente è capitato e quindi si spezza molto. Tra virgolette l'incantesimo che vuole darci questo gioco che, come potete vedere, è parecchio cinematografico, è a tutti gli effetti quasi un film da giocare. Una delle più frequenti critiche è proprio questa, che prima di metterci nel cuore dell'azione dobbiamo subire questi lunghi intermezzi, a volte molto passivi, cioè solo da guardare, altre volte parzialmente interattivi. Se qualcuno se lo chiedesse, il gioco non è tutto così, né tutto con questo ritmo molto posato. Mani in alto! Va bene, amico. Non fiatare. Dentro. E chiudi. Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, Dettaglio è vero? tra i tantissimi che potete notare Quel prigioniero di cui tutti parlano. è quello dei tessuti che C'è solo un modo per hanno uscire da qui. replicato per fare i vestiti. Ho letto, Morte, non tu lo sai già. ricordo dove, che hanno Ti pentirai di aver scansionato lasciato le catacombe. i Apriti la bocca. veri Va bene. materiali e D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. hanno trovato il modo di dargli il giusto spessore, la giusta pesantezza. Quando si muovono i Muoviti. personaggi, corrono, cadono, si sdraiano, Quel prigioniero di si cui tutti dovrebbero comportare questi tessuti in maniera molto parlano. È armato! realistica. È armato! Diamo l'ordine di aprire il fuoco! È armato! Oh, calma, oh! Cosa?